Ciao a tutti ragazzi, abbiamo raggiunto la semifinale di Coppa Italia. Festeggiamo, c'è da esserne contenti e orgogliosi perché, come ben sappiamo, è l'unico vero e proprio trofeo raggiungibile. Poi il fatto di andare a giocare a Firenze con Vlahovic per conquistare la finale ha quel non so che di romantico. Tra l'altro a Firenze ci andremo anche l'ultima giornata di campionato e quindi vediamo uno spoiler, no? Un assaggino di quello che sarà il nostro finale di stagione. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace a questo video e a scaricare l'app OneFootball, sponsor del canale, il cui link è qui sotto in descrizione. Per i più pigri è possibile inquadrare questo QR code direttamente con la fotocamera dello smartphone. Fatelo se volete rimanere super aggiornati su tutte le notizie inerenti al mondo del calcio. Andate lì, vi selezionate la vostra squadra del cuore, verosimilmente la Juve, e vi arrivano tutte le notifiche. Allegri, 6,5. In realtà il voto di Allegri sarà abbastanza discusso. Penso che meriti il 6,5 perché comunque la Juventus passa il turno, arriva effettivamente in semifinale. La Juventus sul lungo, quindi nella totalità della partita, va a creare più occasioni da gol rispetto al Sassuolo e la Juventus con i cambi si aggiusta. Quindi queste sono le cose positive. È ovvio che sarebbe riduttivo parlare solo di questo e quindi vanno analizzate anche le cose meno positive, e cioè il fatto che in realtà la Juventus, schierata con il solito 4-2-3-1, 4-4-2, è apparsa ancora una volta una squadra bidimensionale, una squadra che fatica a sviluppare un certo tipo di gioco. Una squadra che rimane rintonata, rimane rinchiusa all'interno di queste schematicità. Una squadra che rimane lì, quadrata, e che poi difficilmente riesce a trovare quel qualcosa in più, perché i giocatori sono talmente imprigionati dentro questo 4-4-2 che non riescono a dare la zampata in più. Lasciando stare tutta l'imprecisione e la deconcentrazione evidente che ho visto nei singoli, ma è vero che quella cosa la può aggiustare l'allenatore, ma se poi i calciatori ti sbagliano i passaggi lì, secondo me difficilmente puoi intervenire. Invece interviene in maniera decisa su come schierare la squadra. E se fino a questo momento, quindi prima del mercato invernale, prima di Juventus-Verona per intenderci, capivamo che eravamo quasi obbligati a fare un certo tipo di partita, a schierare un certo tipo di formazione, a difendere in quel modo, a me appare ancora più evidente dopo questa partita e soprattutto dopo i cambi e soprattutto dopo Juve-Verona il fatto che quello che diciamo ormai da mesi, e cioè che questa Juve nello specifico non è come le vecchie Juve di Allegri che godevano nel difendere, che potevano preoccuparsi principalmente della fase offensiva, questa è una squadra che non difende come quelle altre, questa è una squadra che ama andare in avanti e che se si butta in avanti qualcosa riesce a fare. Poi è ovvio, qualcosa rischia di più perché tante volte quest'anno difendendo in quel modo lì abbiamo notato che veramente andavamo ad annullare le squadre avversarie. Tante volte è capitato, due esempi, Inter e Milan, di dire sì, ma non abbiamo mai rischiato niente contro di loro. Certo, ma anche noi non avevamo mai fatto niente contro di loro. Quindi nascevano delle brutte partite che rimanevano lì bloccate. Stasera invece abbiamo subito tanto con il Sassuolo, perché il Sassuolo nel primo tempo ha tirato tanto verso lo specchio della porta e ci ha fatto capire che forse questa squadra in questo momento e con questi nuovi giocatori, questi nuovi innesti e questo nuovo profumo che ha anche questa Juve difficilmente riuscirà a proseguire questo percorso. Poi sapete come la penso, vi ho spiegato, Allegri secondo me ragiona sul tridente o da titolare contro squadre che hanno difesa a 3 e vanno uomo contro uomo, oppure partite in corso come in questo caso. Quindi è vero che Allegri ha sempre avuto questa cosa dell'aggiustare la squadra a partita in corso a seconda della lettura della partita. Però la domanda è necessario regalare così tanto un tempo al Sassuolo? Perché è vero che noi andiamo in vantaggio col gol di Dybala dopo 2 minuti e 40 secondi. Ma meritavamo effettivamente andare in vantaggio dopo così poco tempo? Secondo me la risposta è no, perché siamo stati tanto imprecisi, tanto leziosi proprio a livello allucinante. C'era quel senso di mirino lasciato a casa, passaggi un po' così, giocate un po' così. Perché? La domanda è perché? E soprattutto perché insistere allora con McKennie in quella posizione? Ribadisco, capivo quando non c'era Vlahovic che andava a riempire l'area di rigore, quindi ragionavi sul fatto che McKennie lo butto in fascia, così sulla tre quarti lui che si butta dentro.
Ma non sarebbe più opportuno in realtà proseguire con McKennie mezzala o addirittura tra le linee nel 4-3-2-1 con McKennie che si buttava dentro con Dybala e Morata ai suoi lati, tra virgolette, perché adesso viene disegnato un certo modulo, ma non era esattamente quello, era semplicemente McKennie mezzala che si buttava tanto dentro. Perché io capivo un tempo, quando eravamo un po' zoppi e faticavamo a vedere la luce, ma con un Vlahovic così, che ha ricevuto credo 5 palloni giocabili in tutta la serata e ha tirato 5 volte in porta, tra cui una che per fortuna becca la mano del difensore avversario e va dentro di rimpallo, non c'è più questa necessità di aumentare la qualità negli ultimi metri, dato che una caratteristica di quest'anno brutta della Juve è sempre stata l'imprecisione negli ultimi metri. Quindi con Dybala e Morata, che sembrano veramente galvanizzati dalla presenza di Vlahovic, e si vede l'intesa che hanno Morata e Vlahovic e Dybala e Vlahovic, perché dobbiamo ancora una volta ragionare sul questo blocco compatto di giocatori che vanno un po' a snaturare le caratteristiche singole degli interpreti? Questa è una domanda che secondo me va fatta, perché capisco, con squadre che godono nel difendere, con squadre che hanno difficoltà nel proporre, ma questa non mi sembra una Juve con difficoltà nel proporre o che gode nel difendere. Semmai è il contrario, è una Juventus che quando molla i cavalli e li butta in avanti qualcosa succede. È una Juventus addirittura paradossalmente che ama pressare alta, che ama rompere le linee di gioco degli avversari, andare in verticale su quei giocatori lì, Dybala, Vlahovic, Morata, che lasciati con dei metri davanti possono far male. E quindi che questo tridente, che nasce per necessità nell'uno contro uno contro i difensori centrali, non possa diventare effettivamente la marcia in più di questa Juve. Mi pare di vedere la differenza tra tridente e non tridente, o voglia di buttarsi in avanti e voglia di non buttarsi in avanti, eccessiva. Poi credo che l'abbia anche ragionata così Allegri, più cauti nel primo tempo, molliamo tutto nella ripresa, quando magari gli altri sono anche un po' più stanchi e saranno obbligati, li abbiamo fatti scaricare, abbiamo fatto vedere che perdono coraggio, arretrano. È tipo una partita di scacchi, però il primo tempo l'abbiamo completamente regalato, e questo va detto. Perin 6,5, perché ha fatto dei belli interventi, soprattutto su quella palla brutta di Bonucci dove Berardi tira una fucilata, e Perin è bravo a non farsi sorprendere, più tante altre parate importanti lungo il match, 6,5. Bonucci, 5,5. È un voto strano quello di Bonucci, perché il voto del primo tempo è gravemente insufficiente, invece nella ripresa viene fuori Bonucci, succede qualcosa, probabilmente anche lui inizia a riprendere il ritmo partita dopo diverse partite che aveva saltato, e aggiusta la mira. Tante aperture, tanti lanci, verticalizzazione, cose fighe fatte da Bonucci, che sembrava il Bonucci dei vecchi tempi della BBC, dove boom 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 da una parte e dall'altra. Ed è tornata la palla in verticale sull'attaccante, l'abbiamo cercata tante volte con Ronaldo, una delle realizzazioni migliori è il celebre gol di Ronaldo all'Old Trafford, dove tira su anche la maglia, fa vedere gli addominali, quel bellissimo lancio di Bonucci, quel bellissimo gol di Ronaldo, l'abbiamo visto fare anche con Vlahovic stasera, peccato. La palla è andata poi sul destro, Vlahovic non ha trovato il gol, però un Bonucci abbastanza impreciso che si riprende poi. Invece il voto di diritto, ragazzi, è da 7. Leggevo, tra l'altro, correggetemi se sbaglio, 100ª partita con la Juventus, ed è vero che sì, sbaglia quel gol a pochi centimetri dalla porta beccando il palo, le leggi della fisica sono completamente andate a farsi benedire, perché lì fai gol e gol soltanto, è impossibile beccare il palo, però ci è riuscito, bravo lui. Però è un difensore, ragazzi, che veramente nel secondo tempo il Sassuolo non è mai riuscito a ripartire una singola volta, perché De Ligt se li mangiava sempre, giocatore che andava anche in avanti più di un'occasione. C'è stato quella volta lì, da beccato al palo. Un altro tiro di De Ligt e un assist di De Ligt a McKennie, che becca il palo anche McKennie. Quindi veramente De Ligt poteva fare almeno un gol e un assist, e paradossalmente due gol e un assist. Sono numeri impressionanti da difensore, perché è andato a portare anche qualità negli ultimi metri dopo aver fatto una partita davvero ottima sotto il punto di vista difensivo. Quindi davvero, secondo me, De Ligt da 7 pieno. Alessandro 6,5. Vi dirò, diverse occasioni con Alessandro che si staccava e andava un po' su, ho detto, vuoi vedere che poi sul lungo si è un pochino spento, forse anche il fatto che comunque rientrava anche lui dal Covid, non aveva
completamente le pile cariche, però fossero tutte così le prestazioni di Alexandro, sarei contentissimo di averlo. Il problema è che già questa non è una prestazione incredibile, ma rispetto agli standard ai quali ci aveva abituato, traduco, di solito quando gioca Alexandro nelle ultime si prende gol per colpa di Alexandro dalla parte di Alexandro, per dire, e non è proprio una gran cosa. Invece stasera siamo andati meglio, secondo me 6,5 se lo porta a casa. De Sciglio 6, un po' più timido in realtà De Sciglio, partita tutto sommato onesta, il gol sì lo prende dalla sua parte, ma credo che anche Bonucci abbia delle grandi responsabilità, e infatti il voto è abbastanza negativo, anche per Bonucci non è sicuramente sufficiente. De Sciglio leggermente meglio, ma non la partita più indimenticabile del mondo. Cuadrado 5,5. Cosa c'è qua? Che succede? Perché da un po' di partita a questa parte si percepisce quel Cuadrado un po' diverso dal solito. In realtà è un po' tutto l'anno, poi ci sono le partite in cui ti tira fuori il coniglio dal cilindro, ma solo io lo sto vedendo un Cuadrado diverso dal solito, solo io sto notando un Cuadrado che forse qualcosa sta soffrendo, magari lato rinnovo, non lo so, la butto lì, ma solo io la sensazione è che Cuadrado non sia più il solito Cuadrado in alcuni tratti della stagione. Fatemi sapere. McKenny 5,5. McKenny, ragazzo mio, credo che tu abbia avuto il 70% di precisione passaggi nel totalità della partita, sicuramente nel primo tempo, forse qualcosa anche in meno. Nel secondo tempo ti riprendi, forse un qualcosina sopra il 70, ma diciamo che ne hai sbagliati tanti di appoggi, anche facili, banali, a un metro, lì, cioè che lo fai per forza. Poi hai questo grande pregio di saper finalizzare, saperti buttare in area, poi vabbè, c'è il portiere, c'è il rimpallo, magari una volta non ci arrivi, ma come ti butti dentro te pochi. Però è una partita non straordinaria di McKenny, poi ribadisco, giocare lì non è sicuramente il suo ruolo, io dico sempre, secondo me non deve giocare lì, però se a Pirlo che Allegri lo mettono lì, l'hanno messo lì, ci sarà un motivo. Però secondo me è una partita da 5,5 quella di McKenny. Poi vi dico, su Arthur sono un po' indeciso, perché secondo me, pensandoci, la partita non era fantastica. Poi però mi sono andato a leggere alcune statistiche. Arthur ha completato il 92% dei passaggi, ok? È il giocatore che ha effettuato più passaggi nella Juve, secondo solo a De Ligt. Ed è il giocatore che in generale, soprattutto nel centrocampo, ha effettuato più recuperi palla. Sono dati strani rispetto alla prestazione che avevo in mente di Arthur. Quindi io lo dico proprio nella tranquillità più totale. Vedendo la partita, per me Arthur era 5,5. Poi però, ragionando su questi numeri, mi dico, l'ho vista male io? E quindi i numeri hanno ragione? Oppure anche questi numeri non sono sufficienti a farmi cambiare l'opinione, perché secondo me è da 5,5. Però di fronte a questi numeri mi viene il dubbio e vi dico, oh, magari è da 6 o forse addirittura di più. Quindi fatemi sapere voi, per par condicio mettiamo 6, però aspetto anche un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti. La partita di Zaccaria invece secondo me è molto strana, molto particolare, perché è stata una prova un po' insipida. Giocatore che comunque si sta buttando dentro tanto rispetto a come me lo immaginavo, però si vede che è ancora un pesce fuor d'acqua nella Juve, che è appena arrivato, ancora non ha i ritmi, la conoscenza del campionato e dei compagni soprattutto. Sulla lunga diventerà un buon giocatore, secondo me la partita è da 6, cose buone, cose meno buone, niente di spettacolare. Poi quando entra Sua Maestà Locatelli cambia un po' tutto, ma lì perché Sua Maestà Locatelli, secondo me Loca è da 7, ha dato quella scossa necessaria al centrocampo, ha alzato la qualità, ha alzato il tasso tecnico, veramente l'impatto che ha avuto Locatelli secondo me è stato meraviglioso, anche fisico se vogliamo, ma soprattutto di classe. Come riesce ad abbinare classe e fisicità Locatelli, io veramente, ma forse sono di parte, sono innamorato di Locatelli, però secondo me ha dato una buona scossa a 7. Vabbè, poi dico, Rabiot è entrato una ventina di minuti, si è messo lì, ha fatto due robe, diamogli il 6 da subentrante, va. Vlahovic 6,5, non una grandissima partita nel complesso. Juventus che cercava anche spesso di andare su di lui, un po' di imprecisione di Vlahovic anche nei passaggi, negli appoggi, però che grinta, che lottatore, che voglia di andare. E poi si vede, ragazzi, semplicemente si vede che è un centravanti, che è un bomber.
di come ha attaccato la porta, di come nasce il gol, ne ho parlato nel video a caldo, non sto a ripetermi, andatevi a vedere quel dettaglio verso la fine del video, tra l'altro. Ma come appoggia, come scambia, come dialoga, come la va a prendere, come fa salire la squadra, come si mette a disposizione del gruppo. E poi al bonus, al plus di risolvere le partite, che non è poco. Secondo me è utile alla squadra, ha faticato tanto nel primo tempo proprio perché non lo mettevamo nella condizione di essere aiutato, quello dicevamo prima nell'analisi del voto di Allegri. Nel secondo tempo invece, quando decidiamo di arrembare la porta del Sassuolo aumentando anche la qualità e la disposizione in campo, ecco che qualcosa di meglio è venuto fuori, culminato con la partita risolta dall'episodio, dalla giocata, dalla voglia di Dusan Vlahovic. Quindi secondo me 6 e mezzo, ma c'è ancora tanto da lavorare. Però ragazzi, stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni, la seconda partita con la Juve, la prima fa gol, la seconda fa gol, perché diciamoci la verità, la fa gol. Quindi secondo me bene, 6 e mezzo. Dybala 7, secondo me è migliore in campo, senza se, senza ma, al pari di De Ligt. Li metto bene o male sulla stessa linea. Qualcuno mi continuava a dire: ma come, ma che partita hai visto? Dybala si è spento qui là. Ragazzi, Dybala secondo me ha messo in campo tanto, veramente tanto. Già nel primo tempo uno davvero dei pochi a salvarsi, ma davvero dei pochi a salvarsi. Mentre la Juventus cercava di fare, lui era un po' più concreto, al di là del gol, perché ha fatto gol, al di là del passaggio per Vlahovic che non è assist mai, perché comunque, però quanto è entrato nella partita Paolo Dybala, quanto si è messo a disposizione della squadra Paolo Dybala, quanta qualità e quanta palleggio, quanta fantasia ha dato Paolo Dybala. Ragazzi, è difficile, secondo me è difficile criticare la partita di Dybala di ieri sera, anzi magari fossero tutte su questa falsa riga con gol più disposizione della squadra. Secondo me è un Dybala da 7, poi fatemi sapere la vostra. E l'energia, l'impulso, la positività che ti dà Alvaro Morata quando entra, ragazzi, questo è un bel giocatore adesso, bel giocatore, perché non ha più la responsabilità del peso dell'attacco, sa che può giocare nel modo che sa fare meglio lui, che preferisce lui. Poi il gol magari arriva, anche lì il pallonetto che fa su Pegolo fa un bambino, la piglia. Però secondo me la giocata è giusta, anche perché Pegolo stava scendendo, era per terra, poi è stato bravo lui. Però Morata ha avuto anche l'intelligenza, secondo me, di fare quel pallonetto. Poi come dialoga con Vlahovic, c'è quell'1-2 bellissimo, ce ne sono due in realtà, di 1-2 con Vlahovic, uno dove Morata tira, viene ribattuto la Ferrari in scivolata, quindi si trovano, si intendono, si cercano. E poi lì sulla sinistra dà anche tanta quantità, quindi bene Morata, secondo me un 6 e mezzo, un giocatore che entra, spacca la partita, al pari di Loca. È il giocatore che entrando ha rivoluzionato la Juve, però è ovvio che cambiando anche il sistema di gioco e il modo di fare male, allargando i giocatori e mettendo qualità negli ultimi metri, poi è un po' più facile per tutti, e lo stiamo vedendo tra Verona e secondo tempo ripresa, ultimi minuti post cambi col Sassuolo. E queste, ragazzi, erano le pagelle. Fatemi sapere un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti, le vostre pagelle qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo con un prossimo video.